arrivato. Allora. Ok. Vedi che Drapion ci dà anche un buon feedback. Per fortuna abbiamo fatto bene a pagarlo. Vabbè. Dicevamo, quindi inizia il game su Battlefield. Interessante. Steve Roy. Matchup che secondo me è abbastanza even, ma è molto pericoloso per un personaggio volatile come Roy, perché ti devi avvicinare a Steve, che è letteralmente un masher micidiale da vicino. Quindi up smash che non killa per... Beh, non aveva comunque killato, ma non ha l'ultimo hit della mossa, appunto, per via che il blocco dice che no, io me ne vado. Eh sì. Comunque, detto questo, l'inizio non è dei migliori per Banana Joe, che gli ha messo finora pochi danni. Devo dire che una cosa di Steve è che quando non ti trova il setupino idiota e il tuo avversario gira intorno, insomma, in generale è il tuo kill option. Bear che cancella Steve. Eh sì, l'ha completamente deletato, ragazzi. L'ha letto e l'ha cancellato. Ha fatto la fine di Nairo. Ok, detto questo. Il carretto. Dici input, credo, da parte di penso volesse andare per l'up smash, conoscendolo. Sì, sì, sì. Però devo dire che secondo me Banana Joe deve stare veramente tanto attento a non prendere altri danni, perché Roy, soprattutto adesso che inizierà un pochettino, invece una rage abbastanza degna di nota, ammazza forte se ti becca bene con l'hit. Giusto, questa potrebbe essere lei. No, non è abbastanza. No. Senza carica, poi. Prova lo schifo. Tra l'altro, una cosa molto divertente di questo matchup, e lo so perché Roy un po' lo gioco, è che se becchi la dinamite con la sweet spot, che fa l'effetto fuoco, ovviamente esplode. Esplode subito. Sì, perché le cose che alcune mosse su questo gioco vengono istantaneamente triggerate dal fuoco, come tipo la bomba di Link e altre cose. Ah, anche penso la roba di Snake, immagino. Sì, alcune cose. Insomma, adesso non mi ricordo di preciso la lista, però lo so per certo perché tipo la Fair di Game & Watch è una di quelle mosse là. Ma che cos'era? Falling up air che ha vaporizzato Banana Joe. È stato letteralmente rapito dagli alieni. È andato verticale in un attimo. Incredibile. Porca troia, quanti danni racca velocemente Roy. Incredibile. È che li racca in fretta e ammazza bene. Quindi è doppio il pericolo contro Roy. Abbastanza. Oltre che c'è un'ottima kick confirm in neutral, che è quella Jab Bear. O Jab Side B. Jair, esatto, proprio quello. Sì. Presidente del Brasile, praticamente. Esattamente. Oh. Attenzione a tilt up smash, che però questa smash è un po' deboluccia. È infatti strano. Forse un po'. Oh, il carretto killa con loro. Ok. Comunque finora Steve non ha ancora sfoderato il diamante. Questo. Ma perché è difficile minare contro Roy, Cioè, esatto. Ti sta addosso quel tizio. Non è che te sta là e ti dice: ah sì, ti guardo mentre scavi, vediamo che trovi. Un attimino di interazioni wild, se vogliamo. Per un attimo il gioco non capiva niente. Ti hai un pochino pazzerella da parte di Banana Joe. Sì, diciamo che la mamma l'aveva chiamato per cena e quindi doveva finire in fretta la partita. Si è dato, come dicono. Guardate come sta applaudendo bene Steve. Si sta impegnando proprio tanto per applaudire, ma il risultato è quello che è, purtroppo. Porca troia. Ok, 1-0 per scansione. Questo è ancora best of 3, giusto? Sì. Ok. Penso che da un certo punto della top 8 in poi saranno best of 5. Sì, immagino. Ma io penso anche tutta la top 8. Dipende da come stiamo messi coi tempi, in realtà. Considerando che è l'1:20 e dobbiamo finire ancora la pull A, che in cui la loser... No, in realtà anche la loser siamo messi abbastanza benaccio. Siamo messi benaccio? No, Black Wolf no. Ma è difficile, si è beccato degli avversari. Grande, ottima vittoria quella di Alma Mator, che vince per DQ. Faccio i suoi complimenti. Contro sempre. Tra l'altro, ma... ora ti racconto sta storia divertente. Vai. Gamma di Libra che ha battuto Taddo e adesso va contro Alma Mator. Sono tre persone che tutti i sabati si vedono e giocano a Smash tra di loro. Molto bene. E sono in pool letteralmente per non fare 0-2 a vicenda. L'hanno letteralmente messi in una gabbia con un coltello ciascuno e hanno detto: vediamo chi dei tre esce vivo. Attenzione, counter pick da parte di Steve. Steve, che ormai se guardate il tizio, Banana Joe è completamente quadrato. Penso se hai visto quel video di quel ragazzo impegnato che
diventa il personaggio in Minecraft. No, non l'ho visto. Meglio, ma... perché è abbastanza disturbante, quindi... Ne ho visto uno simile che è un pochettino più scorretto, magari lo dico dopo, quando non ci abbiamo niente di cui parlare tra un set e l'altro. Sì, dai. Vediamo da conto le cose da dire, perché... Detto questo, beh, diciamo che forse questo film è stato un'ottima scelta, almeno vedendo le percentuali attuali dei due... giocatori. Allora, secondo me finora i matchup che si sono giocati sono tutti abbastanza even, però sono matchup even tra top tier, quindi sono difficilissimi. Cioè, nel senso, so even se li conosci bene, ma se non li conosci i matchup sono difficili. I top tier sono difficili da giocare su sto gioco, da affrontare su sto gioco. Quindi secondo anche me anche tra top tier. Esatto, è fattibilissimo, perché comunque vedi che Banana Joe è morto, però ha riportato la partita un po' alla pari, al fine, no? È un attimino tornato in carreggiata, diciamo. Eh sì. Cioè, qui è abbastanza pericolosa sta percentuale. Cerchi di costirlo, sì. Eccolo, appunto. Il problema secondo me è questo. Roy si muove 100 volte meglio rispetto a Snake, ma Snake è molto bravo a seminare la corsa ostacoli. E Snake stesso fa l'ostacolo, perché prima per esempio gli ha saltato letteralmente dentro la pilt e è morto, no? Lo vedi. Esce dalle combo tranquillamente, perché basta anche un frame. Oddio santo! Comunque è troppo bello che Snake è in disadvantage off stage e ti fa shield pressure lo stesso. Ti fa comunque shield pressure. Perché sì, perché ha deciso questo. Allora, vediamo un po'. Quindi, sta partita questa, esatto, potrebbe combare sulla granata che ha grabbato facendo da un tilt scarzone. Che mi rendo conto adesso di aver pronunciato il suo nome forse per la seconda volta in questo set. Molto professionale da parte mia. È vero, effettivamente parlavo sempre di Tiziano solo per... Ma no, io proprio... Oh, è che io chiamo il personaggio Bel Job Player. Signor Bolsonaro che si fa vedere ancora una volta. Tra una negazione del Covid. Invece no, invece no, invece no. Eh sì. Tanto va il Nikita al largo. Che ci lascia. Oddio! Morto. Non so se hai sentito che non ho detto lardo, ma ho detto largo. Perché è fuori off stage. Sì, no? proprio se ne va in mezzo al mare. Ecco, esatto, diciamo. Esatto. Alto mare. Smash. Alto mare smash. Hive mind, ragazzi. Questi caster hanno due neuroni in due. Comunque... Buon proprietà. Esatto. Comunque in questo esatto momento Banagio ha un attimino ripreso la lead. Sì, ha fatto esplodere 100 cose in faccia a... Oddio però! Porca troia, quelle smash. È una serie di letture sulle opzioni difensive di Banagio. Gli ha fatto scarzone e ha riportato la partita praticamente alla pari. Sì, adesso sono entrambi abbastanza spaventati l'uno dell'altro, credo. Ma forse... Scarzone ha un attimino meno di paura dell'avversario. Oddio, deve stare attento, perché questa è micidiale. Non è morto. Sopravvive non è semplicemente morto. Perché aveva voglia. Perché penso che a livello di knockback non credo che quella cosa gli avrebbe permesso di vivere. Comunque Snake è molto molto chonk, cioè, più di quello che sembrerebbe. Grassottello, devo dire. C'è da dire che con tutte le granate che tira fuori penso che è solo di metallo. Ma mi sa che questa no. E stavolta no. Non c'è un peso che ti lasci vivere. 2-0 per Scarzoni, peccato per... Niente, Banana Joe è visibilmente frustrato e ci sta, perché in realtà questo è un upset a livello di seeding. Vero, ma quindi... soprattutto secondo me ci credeva molto di più con Snake piuttosto che con Steve.